E adesso, prima di passare la parola a Simonetta, un altro momento musicale con Lorenzo Lerei. Allora facciamo per la Liliana una canzone che si chiama Signorina Piccolina Ricciolina, perché Spadaro, Odoardo Spadaro, era un grande, si può dire, era un grande donnaiolo, insomma, c'era parecchie donne, va bene, e gli piacevano anche le americane, e questa americana era Piccolina Ricciolina bionda. Ce l'ho con te stasera. Signorina Piccolina Ricciolina è una canzone poco conosciuta, ma che si inventò Spadaro proprio per cercare di farsi capire da questa americana, perché la voleva portare a cena fuori, va bene? Ma non sapeva come parlargli. E questa è la canzone che si inventò, sentiamo. Ma io sono fiorentina, però, come americana. Fa finta di essere americana, stasera fa finta di essere americana. Mi sento perso, arrangio il mio verso, così da manda auto tu. Le chandement me lo suggerì, così che lo impiego ogni dì. Se l'hai mai na, illumino in è, finisco così più vabbè. Signorina piccolina ricciolina, proprio lei, che di sera o di mattina turba tutti i sogni miei. Vorrei dirle tante cose, vorrei che sapesse che io desidero un bel giorno di un più da me. Quando strano disse sì, poi disse no, la sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse la da da da. Se tu ami l'americana, non è certo la cosa strana se ti dice I love you. Se non sai l'inglese, per essere cortese rispondi di mi auto tu. Le dirai sei tutta per me, se lei ti risponde ok, ma poi ti dirà you want for me too, risponde di pigliato tu. Signorina piccolina ricciolina proprio bene, e di sera di mattina turba tutti i sogni miei. Vorrei dirle tante cose, vorrei che sapesse che io desidero un bel giorno di un più da me. Piano piano la mia mano, la sua mano afferrò, con una certa quanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da 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 mille tu. Grazie. Ma scusa, Tommaso, una cosa, è vero che mi danza un'altra donna che non viene mai nominata, è Ginevra degli Almieri. Ginevra degli Almieri sepolta viva in Firenze, dice così il racconto. Ma Ginevra degli Almieri, vi racconto questa storia brevemente. Ginevra degli Almieri era una donna fiorentina vissuta a cavallo fra il 1300 e il 1400 che si era innamorata di un ragazzo. Però all'epoca ovviamente c'erano i matrimoni, come si dice, i matrimoni combinati, e ancora ce l'abbiamo in altri paesi purtroppo. E lei però di questo uomo, diciamo, a cui doveva andare in moglie non ne fregava niente, era innamorata di quest'altro ragazzotto, ma si dovette sposare per forza con quest'altro tizio. Fecero il matrimonio e dopo poche settimane Ginevra degli Almieri purtroppo morì. Fecero il funerale, la misero in una bara con il coperchio di cristallo, la misero sotto una loggia, tipo Biancaneve Settenario, no? Con il coperchio di cristallo, e la notte stessa Ginevra degli Almieri tornò in vita. Ma questa è storia. Fu uno dei primi rari casi di morte apparente a Firenze, e quindi immaginate Ginevra degli Almieri tutta vestita di bianco, di notte con la luna piena che va a bussare a casa dei genitori. I genitori si affacciano alla casa, corre, cominciano a farsi il segno della croce, via il diavolo incarnato, fantasma, corri qui. Lei allora va a bussare alla casa torre del marito, e anche il marito si affaccia e dice via il diavolo incarnato, il segno della croce, via. Allora dice, sai che i genitori non mi vogliono, non mi vuole il marito, io voglio l'amante. E l'amante fa, vieni vieni fantasma, la fecero entrare in casa, fecero quello che finalmente dovevano fare dopo tanto tempo. Però quando il marito si accorse che lei veramente non era morta, ma era morte apparente, andò a fare scontrino, a fare un ricorso su questa cosa. Ma abbiamo Don Stefano laggiù, mi voglio chiedere se questa cosa è vera. Com'è il rito finché morte non vi separi? E la Curia disse, signore, non si può fare nulla, perché è morta, è rinata, può andare con chi vuole. Quindi, becco e bastonato, quindi questo è un po' chi vuole lasciare il proprio
compagno e non sa come fare, fa finta di morire, poi rinasce, già fatto, Don Stefano, dovete cambiare questo regolamento, perché è ancora così, finché morto non vi separi, e questo. Per Ginevra degli Almieri è stato un faro per le donne future. Grazie. Grazie. Simonetta, sì. State.